mio collega Vanni Balestrazzi, che credo che sia qui proprio oggi, persona spiritosa, colta, intelligente, che mi ha fatto conoscere questa città stranissima che allora, parlo di 40 anni fa quando l'ho conosciuta, era veramente tagliata fuori dal mondo perché non c'era ancora l'autostrada che arrivava qui, per arrivarci in ferrovia ci voleva i vagoni letto quasi, e ha continuato a bollire in questo brodo con tutti i pregi e i difetti della provincia. Io sono molto, vengo dalla provincia, vengo dalla Palma, quindi la provincia è bella perché si, ripeto, cuoce dentro questo brodo anche culturalmente, si conoscono tutti, c'è l'emulazione a chi fa meglio una cosa. Quindi ho conosciuto la Ravenna di allora che era, come dicevo prima, tagliata fuori dal resto del mondo, quindi si era conservata intatta, bella, come un pezzo d'antiquariato. Poi man mano l'ho vista crescere, ho visto questa città capire, a differenza di quanto ci hanno detto certi politici, che con la cultura non si mangia. Ho bene in mente il ministro del tesoro, il nome in questo momento mi sfugge, meglio che mi sfugga, quando dice ma la cultura, chi è che mangia con la cultura? Questa, Ravenna è una delle prime città che ha capito che con la cultura anche si mangia, si vive, perché con i mosaici, con i corsi sui mosaici, con tutte queste visite organizzate alle bellezze che avete, la gente vive, la gente di qua vive, diventano ciceroni, diventano guide, diventano accompagnatori, diventano studiosi, diventano traduttori. Quindi si vive di Tuema. Io spero che adesso questo ragazzino che si chiama Matteo Renzi e che ha avuto la fortuna di nascere in uno dei posti più belli d'Italia dal punto di vista artistico e culturale, capisca anche questo, che in questo momento bisogna promuovere questo dono di Dio che abbiamo, che concentriamo in noi, credo, la metà delle bellezze del pianeta.